Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Ciao a tutti ed eccoci per una nuova puntata di Rock Politic. Mi è capitato pochi giorni fa di trovarmi al bar con quattro amici e di parlare delle nostre esperienze lavorative. Loro appunto hanno deciso di abbandonare gli studi a differenza mia e di iniziare la loro carriera lavorativa come operaio in fabbrica. Allora ho cercato di confrontarmi con loro e di analizzare appunto la precarietà del lavoro tra i giovani operai in Italia e in canadese. Durante la Prima Repubblica i sindacati, grazie ai partiti di sinistra più sensibilizzati verso questi temi, sono riusciti ad avere molte agevolazioni e ad assicurare gli operai nelle fabbriche italiane. Oggi la sinistra italiana, che dovrebbe tenere a cuore questa classe lavorativa, sta dimenticando, grazie anche alla sua superficialità. E la precarietà lavorativa in Italia sta contribuendo molto alla stagnazione dell'economia italiana, in quanto, parlando con i miei amici appunto, loro mi dicevano che contratti a tempo determinato, tirocini, stage, strumenti con i quali le aziende cercano di sfruttare il lavoro dei giovani, non permettono loro di pensare al loro futuro, di andare in affitto, comprare, prendere, fare un mutuo per la casa o fare un finanziamento per la macchina. E quindi questi soldi non continuano, non girano, e la pressione fiscale in Italia è sempre più alta. Ma cosa si può fare? Ovviamente non posso fare una lezione di diritto e economia perché non ho le competenze, però abbassare le tasse alle medio-piccole aziende può essere una soluzione. Oppure agevolazioni come la flat tax potrebbe essere una soluzione, ma non può essere l'unica soluzione da perseguire. I trucchetti delle aziende per permettersi di tenere giovani lavoratori a basso costo, per cercare di tamponare spese extra, come un'eventuale tredicesima, come l'ambitissima tredicesima di Checco Zalone in Quo Vado, con il posto fisso. Il posto fisso è sacro, come dice Checco Zalone. Non permettono comunque ai giovani appunto di investire sul loro futuro. E quindi a me è capitato anche di sentire che noi giovani siamo dei mammoni, dovremmo avere l'obbligo della leva militare, ma è solo colpa nostra se non riusciamo ad avere un'indipendenza economica, oppure è colpa del sistema degli interessi italiano che non riesce mai a trovare una quadra definitiva tra datori di lavoro, aziende e lavoratori e operai. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e grazie dell'ascolto e della partecipazione che mi state dando. Ho deciso di cambiare tutto questo mondo che non va.